Uno degli ambiti più significativi della cosiddetta riforma Madia è stato quello della società a partecipazione pubblica. Il testo unico del 2016 ha così superato il precedente quadro normativo frammentario che in alcuni casi aveva determinato numerose incertezze rispetto alla disciplina da applicarsi. L'intervento dello Stato e degli enti pubblici, penso a comuni, regioni, ma non solo, nell'economia e direttamente nelle compagini sociali delle società di capitali private, è fenomeno radicato e non solo in Italia. Le ragioni di questo intervento possono essere diverse, da un fallimento del mercato, penso alla crisi finanziaria del 2008 o all'attuale contesto pandemico, oppure l'intenzione dell'ente pubblico di perseguire l'interesse della collettività attraverso un modello che si ritiene più efficiente, come appunto la società di capitali. Gli obiettivi principali della riforma sono essenzialmente quello dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza, la razionalizzazione della spesa pubblica. Tuttavia, a distanza di alcuni anni, la complessa attuazione della riforma non può dirsi ancora conclusa e rimangono alcune questioni aperte di notevole rilevanza. Il corso executive sulle società a partecipazione pubblica intende offrire ai partecipanti un'analisi approfondita del fenomeno, sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia da quello più squisitamente operativo. L'obiettivo è offrire ai corsisti gli strumenti necessari per poter operare all'interno di una società a partecipazione pubblica, ovvero interfacciarsi con essa, per esempio in qualità di professionisti.